Ciao amici, ieri l'Italia purtroppo è uscita ai rigori. Dopo una partita giocata splendidamente dagli uomini di Conte, i rigori ci sono stati fatali ancora una volta. Un po' come negli anni scorsi, e così insomma è andata. Comunque posso dire che Pelé ha giocato malissimo, Conte ha fatto male a tenere quelli che ha tenuto in campo perché doveva fare i cambi prima. Quindi in un certo senso se l'è voluta un po' l'eliminazione perché doveva mettere prima dentro Insigne, cosa che non ha fatto. E quindi poi sapete i rigori sono sempre una lotteria ed è sempre difficile tirarli. Però come prestazione avevamo giocato molto bene, la squadra era molto compatta e ho visto una serie di cose che insomma andavano bene. Ripeto, Pelé ha fatto una bottissima prestazione, doveva essere cambiato prima, però Conte è un testa dura, come si suol dire di cozzo, e quando decide una cosa è un testone, non si può far così, e comunque. Ripeto, la squadra mi è piaciuta per orgoglio e peccato solamente di essere andati fuori. Cosa volete che vi dica? Così è andata purtroppo nel calcio, ma così se non riesci a segnare, se magari giochi bene, magari i rigori puoi perdere. No, ma... Non si può sbagliare tanti rigori così, insomma, non siamo dei rigoristi, noi italiani lo sappiamo. Come si fa per esempio anche Zlatan a sbagliare il rigore, anche lui, insomma, appena entrato, non si può. Capitemi quindi ragazzi, mi dispiace, è andata come è andata. Adesso bisogna andare avanti, sperando che con il nuovo tecnico che arriverà si potrà arrivare in mondiali in una maniera tranquilla, insomma. Un abbraccio e sempre forza azzurri. Ripeto, sono triste ma sono comunque orgoglioso di quello che è stato fatto, perché anche arrivare ai quarti non era facile. Ciao ciao! E buona domenica a tutti. Ciao ciao.